Rodolfo Di Berna, quanto è importante parlare di cambiamento a Gorizia, che si prepara tra l'altro a cambiamenti importanti a stretto giro? Non è soltanto importante, è assolutamente necessario, non soltanto per Gorizia, ma visto che, come ben sappiamo, ormai è un luogo comune, sappiamo che ogni processo ha subito un'accelerazione eccezionale, spaventosa, a qualsiasi livello. Ecco perché questo momento per me rappresenta un'opportunità di fare un punto nave, cioè capire dove vogliamo andare, dove siamo in grado di andare e dove appunto vorremmo andare tutti insieme, ma è un'opportunità per fare in modo che tutte le istituzioni si guardino negli occhi per avere piena consapevolezza che dobbiamo remare tutti nella medesima direzione. Ecco perché Gorizia, non dimentichiamoci che è una città che ha subito due volte lo stress. Se uno stress è quello comune, reattivo al processo appunto di accelerazione, l'ulteriore stress è che Gorizia per decenni è stata una città emporiale nei confronti della Jugoslavia e della Slovenia, ha dovuto cambiare la propria pelle, perciò ha dovuto trasformare, convertire un'economia di confine in un'economia di mercato, alcune volte difficile, altre volte proprio impossibile farlo. Oggi ci stiamo ritagliando ambiti che rappresentano una nuova vocazione, una vocazione turistica che porta ovviamente ricchezza, una vocazione culturale che porta ricchezza, una vocazione accademica che porta ricchezza, oltre naturalmente che per definizione quella imprenditoriale che Gorizia non aveva, attraverso però la costituenda zona logistica semplificata rafforzata e ci auguriamo anche la zona economica speciale europea. E ovviamente quello che lei ha ricordato nel 2025, quell'appuntamento straordinario della capitale europea della cultura insieme a Nova Gorizia, rappresenta un'opportunità per tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche oltre il Friuli Venezia Giulia, per la parte italiana, ovviamente anche per la parte slovena. Perciò l'obiettivo nostro, non certamente una capitale di Gorizia, di Nuova Gorizia, ma una capitale di cui ne beneficerà assolutamente tutto il territorio regionale.